querellando qui e là, ma chi la volete raccontare? Antartide Bis come sottotitolo. Aristotele c'è sempre, dappertutto, ha fatto di tutto. Non solo ha pensato che la Terra è un globo, ma addirittura 400 anni prima di Cristo ha ideato il Polo Sud. Sì, un vero e proprio veggente. Da Wikipedia. Secondo Aristotele, l'esistenza di una zona fredda a nord del pianeta implicava l'esistenza di una zona altrettanto fredda posta a sud, e quindi la terra opposta fu chiamata Antarcticos, Antartide. Se andiamo a vedere il globo Hunt-Lennox, realizzato nel 1510, nel periodo immediatamente dopo la scoperta dell'America, questo è quello che insegnano a scuola, ma sappiamo anche che l'America del Nord era già stata scoperta da Leif Erikson, e potete scoprirlo anche voi attraverso il video Colombo Cristoforo attraverso indice alfabetico nell'anno 1000 circa. Aggiungo una parentesi: Colombo scopre l'America, si fa per dire, il 12 ottobre 1942, e nello stesso anno viene realizzato il primo mappamondo. 50 anni dopo, nel 1540, viene fondata la Compagnia di Gesù, dei Gesuiti, i quali in meno di 50 anni, nel 1587, avevano già fondato tutte queste sedi in America. Potete vedere questo video dal titolo Mappa Abrahamus Ortelius e la triangolazione delle navi. Ma stavo parlando del globo Hunt-Lennox. Questo globo, dove si vede bene l'Italia, l'Africa, l'Asia, l'Australia... No, questa non è l'Australia, perché è stata scoperta solo nel 1606, come dice Wikipedia, anche se... Pensate un po', l'esistenza di un continente opposto all'Europa fu già ipotizzato dai greci e dai romani. Ma sono peggio di Aristotele, i greci e i romani, veri e propri veggenti, i quali la nominarono Terra Australis Incognita e lo immaginarono molto più esteso di quello che è in realtà. Cioè, prima ancora di scoprire l'Australia, avevano già dato il nome, come Aristotele, per l'Antartide, e sapevano dell'esistenza, veggenti al 100%. Ma è la storia, se lo dice la storia. And comunque il mio intento è di farvi notare che sotto a questo mappamondo del 1510 non c'è nulla, assolutamente nulla, oltre alle ipotetiche Americhe. C'è solo il buco per fissarlo a qualche perno. Questo video ha il titolo Giocherellando qui e là, ma chi la volete raccontare? Ricordatelo. Sottotitolo Antartide Bis. Dalla pagina del Museo Nazionale dell'Antartide si legge: l'Antartide è l'ultimo continente del nostro pianeta ad essere stato scoperto ed esplorato. Sebbene ipotizzata fin dall'antichità, la sua esistenza fu dimostrata soltanto nella prima metà del 1800. Lo conferma anche il National Geographic. A 200 anni dalla scoperta dell'Antartide, il continente ghiacciato è ancora conosciuto come un centro di esplorazione scientifica e un luogo di avventura e ghiacci pericolosi. Ma chi fu a scoprire il nuovo continente? Il fatidico avvistamento potrebbe essere attribuito a una spedizione russa il 27 gennaio 1820 o una britannica appena tre giorni dopo. Leggetevi l'articolo, trovate il link nella descrizione, perché è veramente interessante. Ma la cosa che mi ha lasciato perplesso su questa pubblicazione del National Geographic è il dipinto del capitano Cook. Guardate che meraviglia. Cosa hai? Potrebbe essere una mappa nautica? Di solito sono rettangolari, quadrate. O una mappa del mondo? Ma quando mai dovrebbe avere una mappa circolare come la mappa della Terra piana? Questa, tuttavia, è una mappa presa da Wikipedia del 1570.
vale a dire 200 anni prima della scoperta dell'Antartide. E invece è indicata la Terra del Fuoco e diversi promontori ancora prima della loro scoperta, secondo quello che abbiamo appena letto. Magellano l'aveva già scoperta, già nel 1520. O forse l'aveva inserita nell'America? E questa mappa di Paolo Forlani del 1565? Si vede bene che è disegnata l'Antartide, che sarebbe ancora da scoprire, come l'Australia, che invece manca, veramente, qui non c'è l'Australia, però c'è l'Antartide, e siamo nel 1565, diverse centinaia di anni prima della scoperta. E questa mappa olandese del 1630, dove anche qui si vede chiaramente l'Antartide, ancora da scoprire, come l'Australia, che effettivamente manca. Ci sono diverse incongruenze, non vi pare? Quindi a chi la volete raccontare? Per i ricercatori più ghiotti che pensano, che cimentano sul Polo Sud, non lasciatevi ingannare. La stessa narrativa vale per il Polo Nord con i suoi quattro fiumi. Se non l'avete visto su Indice Alfabetico, cercate Mercatore e il Polo Nord, pubblicato il 4 agosto 2018. It's a very long story, è una storia molto lunga, addirittura c'è un triangolo al Polo Nord, guardate bene, questo dove non vola nessun aereo, titolo da cercare, Polo Nord nascosto 2. Ah, e non dimenticate la mappa piana di Urbano Monte del 1587, che solo nel 2018 è stata digitalizzata e poi avvolta ed adattata attorno ad una palla per sostenere la palla della narrativa ufficiale. Ciao, Dino.